Il nome è stato scelto perché abbiamo la consapevolezza che siamo l'ultima generazione che può fare qualcosa per cambiare il futuro delle prossime generazioni. Quindi non è nulla di millenaristico o di catastrofico, diciamo, ultima generazione. È solo la consapevolezza che le generazioni precedenti non hanno fatto, non dico abbastanza, non hanno fatto veramente quasi niente per evitare questo collasso climatico che adesso stiamo appena appena assaggiando. E appena appena è un eufemismo, perché abbiamo già i morti in Emilia Romagna, Ischia, la Marmolada, la siccità che è un fattore, sta diventando un fattore cronico. E quindi il nome deriva da questo, perché siamo l'ultima generazione che può avere, e non noi, cioè generalmente chiunque percepisca la necessità e l'urgenza e anche la responsabilità di fare qualcosa per in primis per noi, ma anche per il futuro delle generazioni che arrivano, può tranquillamente fare parte, sostenere e supportare l'ultima generazione. La narrazione che vedete sui media, per forza di cose, è una narrazione tossica e sbilanciata, perché i media, come la cultura, le forze dell'ordine, l'università, è uno dei pilastri su cui si regge il sistema. E questo non lo dico io, lo dice Gene Sharp, che è uno studioso di disobbedienza civile non violenta. E questi pilastri reggono il sistema, la società. E l'obiettivo della disobbedienza civile non violenta è quello, appunto, attraverso azioni non violente, è quello di abbattere questi pilastri, ma non perché vogliamo l'anarchia totale, ok? Non è questo. Vogliamo una società che sia più equa, che abbia anche delle possibilità di discussione e di condivisione politica distribuita tra i cittadini, come ad esempio la prima richiesta con cui l'ultima generazione è scesa in strada nel dicembre del 21 è stata quella dell'assemblea dei cittadini. Adesso sono cambiate le richieste, poi ne parleremo, però l'assemblea dei cittadini è uno strumento di democrazia partecipativa diffuso, utilizzato da 15 anni in giro per il mondo, ed è uno degli strumenti che può far ritornare il potere decisionale tra di noi, tra i cittadini che vivono un territorio, e questo può andare a supportare la democrazia rappresentativa, che è in netta crisi, e l'astensionismo è uno di questi diciamo, tratti che sta denotando la crisi della democrazia rappresentativa. E questo è un po' il cappello iniziale.